Cari amici, lontani e vicini, le pagine della storia dell'anno 2020 avevano già scritto che il Lipari avrebbe dovuto avere ancora le montagne di Porticello attive. Invece il dottor Enzo D'Ambra è stato costretto a depositare gli escavatori della Pumex con le benne alzate come resa, perché c'era la fregola dell'impettirsi della spilla UNESCO. Eppure le cave di Pomice avevano salvato l'economia oliana, creando anche l'alternativa all'emigrazione e al turismo. Oltre 500 persone ruotavano intorno all'oro bianco di Lipari. Anche Angelo Sidoti, da quella montagna, succiò le prime note della contabilità fino a farle diventare sinfonia nella sua brillante carriera di emigrante. Angelo, e poi passiamo subito al dottor D'Ambra. Angelo, vuoi ricordare i vari incarichi e ruoli ricoperti dal dottor D'Ambra? I ruoli del dottore D'Ambra sono abbastanza lunghi. Perché... Tutti. Allora, iniziamo dall'inizio. Penso che lui, se non ricordo male, ha iniziato la sua esperienza da imprenditore, ma anche di proprietario, nella Nolmar SRL. Poi è passato alla Pumex S.p.A., nel contempo ha creato le emittenti televisive Teleisola prima e poi ha acquisito Veolia. Ha avuto anche degli incarichi pubblici perché è stato commissario dell'ospedale di Lipari, è stato commissario dell'azienda autonoma e soggiorno, è stato componente del consiglio regionale delle miniere, è stato più volte presidente dell'associazione industriale di Messina, è stato... l'anima dei giovani imprenditori della Confindustria Messina, è stato rappresentante di Confindustria regionale, è stato delegato di Confindustria nazionale, cioè potrei dire il dottore D'Ambra tante tante di quelle cose. Ne è dimenticata una, che ha riempito lo sport anche delle Eolie, è stato presidente del centro sportivo Lipari, mi sbaglio dottor D'Ambra? Questa mi mancava. Esattamente. Certo. Ha dimenticato qualche altro incarico il buon Angelo? Ma non ha importanza, ne ha detti già anche troppi. Vabbè, ma non si nasconde niente alla storia, veramente. Dottor Enzo D'Ambra, ti ricordi chi fu l'umano o il sistema che indicò la serrata e disse: signori, si chiude? Avvenne di punto in bianco e senza un piano alternativo alla chiusura? Beh, diciamo che in un certo senso sì, perché mentre si proponeva una possibilità di riconversione, avendo presentato anche dei progetti alla regione, ad un certo punto con la motivazione, peraltro non vera o non totalmente vera, dell'UNESCO, si invocò questa chiusura. Dico che non fu esattamente un volere dell'UNESCO, perché con lo stesso ci furono degli incontri a Parigi e fu da noi presentato anche la bozza del progetto di riconversione, e fu da loro approvato, se posso usare questo termine, nel senso che gradirono non soltanto la destinazione che veniva data a tutto l'intero compendio geografico dove si svolgeva l'attività lavorativa, ma anche per le soluzioni adottate nei confronti dei dipendenti, nei confronti degli operatori, insomma, ecco, in genere. Certo. Ma ci fu una persona o un gruppo di persone o una mascherata di persone che batterono i pugni per questa chiusura? Ma cosa vuoi? Purtroppo, come dire, un po' di gelosie, un po' di invidie ci sono sempre, quindi... Ecco, è venuta a galla come la pietra pomice questa verità di gelosia. Angelo, desideri chiedere qualche cosa al dottor D'Ambra? Anche in merito? Al dottore D'Ambra, diciamo, posso solo dire
Grazie, ma l'ho già detto in pubblico diverse volte, perché comunque se oggi il mio percorso di carriera è andato avanti, le prime basi sono proprio dovute all'intuizione che ha avuto l'imprenditore Enzo D'Ambra sulla mia persona. Quindi io sono cresciuto all'interno della Bumex, sono stato formato, ho fatto dei master universitari, ho frequentato la Bocconi di Milano, insomma, quindi per tutto quello che il dottore D'Ambra in termini di formazione ha fatto nei miei confronti, posso dirgli solo grazie. Certo, ma l'ha fatto anche per tanti, dai. Per A quanto distanza, riguarda prego, scusa. invece il discorso delle cave di pomice, la chiusura, ritengo che lì non c'è stato bene un confronto, non c'è stato un confronto tra le parti, se non soltanto a livello accademico. Ma nel concreto non si è mai arrivato a formalizzare un accordo di programmi, di programma, chiamiamolo così. Ognuno è rimasto fermo sulle sue posizioni e ha fatto credere che avrebbe fatto qualcosa per l'azienda, ma poi in realtà non ha fatto nulla per Ecco, l'azienda. a distanza di anni, Enzo, si può valutare un danno per la Pumex, i dipendenti, il comune e i suoi abitanti, quindi per questa chiusura? A mio avviso un danno notevole, intanto perché un certo numero, non tutti, di dipendenti e come dire, dell'intero entourage delle persone che lavoravano per l'azienda e con l'azienda. Alcuni furono così con dei progetti. Di quelli che noi conosciamo in Italia furono stipendiati per un certo periodo e ancora lo sono in corso perché non sono neanche stati inquadrati totalmente nell'ambito del personale pubblico, diciamo così. Non si persero, si persero quelle royalty che noi pagavamo per l'escavazione, ma soprattutto si perse la capacità di una formazione che non era soltanto quella della gestione amministrativa della pomice, ma una formazione più generale anche indirizzata verso la responsabilità e la capacità di affrontare le diverse situazioni che si venivano a presentare di volta in volta. Certo, l'indotto che ruotava intorno alla Pomici era quasi quanto i dipendenti diretti della Pumex. Angelo, tu vuoi fare qualche numero su questi danni, così tirato Purtroppo, come con gli occhi chiusi? diciamo che io ho vissuto l'ultima parte della chiusura dell'azienda perché io sono andato via a maggio del 2006 per scegliere un altro percorso che poi mi ha portato a essere dirigente in un'azienda quotata in borsa. La Pumex era una piccola multinazionale perché aveva una sede storica a Lipari, aveva una controllata commerciale in Inghilterra, aveva una sede commerciale di prestigio anche a Milano, vicino alla stazione principale. Quindi non c'è mai stata, anzi dico non c'era, non c'è mai stata a Lipari un'industria come quella della Pumex, ma non c'è mai stata nemmeno a livello regionale. Io ricordo nella prima fase che lavoravo, nei primi anni che lavoravo in Pumex, che addirittura la Pumex per capitalizzazione, cioè come reddito che produceva, era tra le prime 10 aziende, parlo degli anni 80, fine anni 90, era tra le prime 10 aziende siciliane e quello che c'era in Pumex non lo si riscontrava in altre aziende siciliane. Io per esempio ho iniziato a fare contabilità industriale in Pumex quando in Sicilia non si conosceva nemmeno il termine di questa parola. Era una società che era certificata, il proprio bilancio era certificato da una società di revisione, ma che non era tra quelle secondarie, ma era tra le Big Four. Ma poi un Quindi prodotto quasi. Scusa, sul Angelo. territorio, da conti fatti,
La Pumex distribuiva dai 6 ai 7 milioni di euro tra trasportatori, A maestranze, quei tempi. eccetera, eccetera, eccetera. E il fatturato del gruppo Pumex era di circa 15 milioni di euro. Ora abbiamo detto in altre puntate che il turismo a Lipari forse sviluppa 5-7 milioni di euro di fatturato. Quindi quando il dottore D'Ambra mi diceva, diciamo quando eravamo da soli in azienda, mi diceva: Angelo, vedi che è l'industria che fa andare avanti, non è il turismo a Lipari non esiste. Questa è una frase che mi ricordo bene. Nonostante questo, lui ha tentato di avviare un percorso diverso all'interno della Pumex, non ci è riuscito, forse, devo dire la verità, un po' scoraggiato da tutta una serie di ostruzionismo messo in piedi da altri ambienti politici, e forse secondo me anche lui non ci ha creduto fino in fondo. Quindi questa è l'unica pecca che gli posso fare, è quello forse di non aver creduto di fare un tentativo per iniziare a fare qualcosa a livello imprenditoriale nel settore del turismo, fatto da un imprenditore che diciamo è nato imprenditore fin dalla Certo. sua Io formazione. posso testimoniare di aver visto la pomice quasi come un bene di largo consumo. Ricordo di averla vista nei sacchi dell'acquedotto di Torino per depurare le acque, così come l'ho vista la zincocelere di Cavaglià per fare i circuiti stampati, per dire Ma Gennaro, l'applicazione. devi pensare che la torre che c'è in Piazza Castello, Sì, la rossa, della Reale Mutua, sono le due torri. stata fatta col materiale dell'Italpomice. Io ho trovato un articolo 5-6 Certo, anni fa. sì, in tutto il mondo e in ogni settore, oserei dire, fino ad arrivare al lavaggio dei jeans. Enzo D'Ambra, oggi sei un operatore turistico, ma avresti preferito fare ancora l'industriale delle cave di pomici e forse anche del caolino? Ma sicuramente era un'attività più prestigiosa ed anche più incisiva dal punto di vista non soltanto economico, ma anche della formazione, ma anche della cultura più in generale. Quindi era un'attività che dava molto e poteva dare ancora tanto, tantissimo. L'attività svolta nel settore turistico. Anche lì, in un'attività come quella del turismo, che purtroppo, a mio avviso, a mio modesto avviso, non ha avuto una capacità di programmazione, di prospettazione come quella che le Eolie avrebbero potuto avere e meriterebbero, ma sempre un po' così alla buona, alla giornata. Alla Carlona. Insomma, e quindi oggi, infatti, tra l'altro, in una situazione molto delicata e non soltanto per noi, dovuta a questa situazione del coronavirus, tuttavia ha ricevuto, come dire, un danno notevolissimo, e in questo momento ci sono delle difficoltà enormi. Un po' in tutte le attività, anche quelle del vivere quotidiano, diciamo così. Ma questi aiuti dei soldi caricati sull'elicottero e poi buttati sulle isole Eolie per aiutare gli imprenditori si sono visti o non si è visto niente? Ma forse ci saranno stati, ma si saranno fermati tra le nuvole, quindi non sono arrivati in tempo. Saggia risposta, no? Perché si parlava addirittura di due elicotteri, uno che doveva arrivare quando abbiamo intervistato il sindaco di Lipari e di Malfa. La speranza era di avere due elicotteri, uno proveniente da Palermo e uno da Roma. E quindi le persone si sono preparate. Dispiace comunque questo. Angelo, gradisci aggiungere qualcosa alla saggezza del dottor D'Ambra? No, non posso aggiungere nulla alla saggezza del dottore D'Ambra, però devo dire, se voglio aggiungere un'altra delle iniziative che abbiamo intrapreso, la sezione turismo all'interno dell'Associazione Industriale di Messina è stata fatta proprio nel momento in cui era presidente il dottore D'Ambra. Quindi Certo. devo dire la verità, che anche a livello forse,
forse devo dirla per sbilanciarmi un po' a livello associativo. Il dottore Dambra forse ha fatto qualcosa in più rispetto a quello che ha fatto a livello imprenditoriale. Certo. A proposito, abbiamo parlato di turismo prima di girare la chiave. Hai qualche nome, Enzo, per l'assessore al turismo? Perché qui vanno, vengono, non se ne trovano. C'è una difficoltà a reperire il personale in un comune che dovrebbe vivere di turismo. È molto difficile trovare dei nomi perché purtroppo non c'è stata e non vedo ancora una capacità di formazione e quindi è difficile poter affrontare poi le problematiche senza avere questa formazione e senza aver potuto fare un'esperienza anche fuori da Lipari, probabilmente anche all'estero, Certo. sicuramente anche all'estero, che può dare tanti spunti e tanti impulsi alle iniziative di sviluppo. Certo, bisogna fuoriuscire dal baratto politico, inutile che ce lo nascondiamo. Mi fate un nome, secondo voi, che avete una certa esperienza diretta, che è stato il più bel politico delle Isole Eolie? La domanda è ad Angelo Sidoti, immagino. No, la domanda va bene, lo facciamo Io posso dire poi, dopo il dottore Dambro, la faccio direttamente a voi io due. posso dire quello che mi ha detto il dottore Dambro una volta, che gli ho fatto un accenno, dice, ma gli ho detto, dottore Dambro, ma lei che ne pensa se mi candido anche io, mi avventuro in politica? Lui mi ha detto, Angelo, tu mi servi qui in azienda, la politica è bene conoscerla, ma non essere coinvolto. E io devo Certo. dire la verità che continuo ad andare su questa strada. Penso, e allora? Beh, noi devo dire che qui a Lipari abbiamo avuto dei personaggi importanti dal punto di vista politico che hanno dato anche tanto. Superati i tempi del dopoguerra, i tempi come dire, della ripresa, i tempi che hanno visto un sindaco come Vitale sulla breccia per tanti anni. Da saggio amministratore, non certo votato alla capacità di sviluppo, ma ad una buona amministrazione. Detto questo, abbiamo avuto degli altri politici come l'onorevole Merlino e soprattutto vorrei dire l'onorevole D'Alia, che ha dato un contributo notevolissimo allo sviluppo delle Eolie. Questo lo posso dire perché per tanti versi ho anche lavorato nel settore, non da politico eletto, ma come dire, da collaboratore ai politici e Totò D'Alia è stato sicuramente un grande politico, collaboratore per le Eolie. Promotore di tante attività e di tante valorizzazioni. E purtroppo sono personaggi che non ci sono più e nessuno è riuscito a succhiarsi da queste belle persone una produttività proprio da dedicare alle isole. Infatti, Prego, Enzo, prego, sì. Lo prego. dicevo, infatti, è proprio così. Certo. Dopo queste persone non ci sono stati altri elementi che sono riusciti a svolgere un ruolo così capace come quello svolto da questi personaggi. Mi dispiace che anche nella famiglia dell'onorevole D'Alia, che pur aveva messo avanti qualche elemento, purtroppo non è riuscito ad avere la stessa capacità di iniziativa e a sviluppare lo stesso valore dell'onorevole Totò D'Alia. A proposito di Angelo, visto che ce l'hai accanto, che ricordi hai di Angelo coi pantaloncini corti alla Pumex? E beh, che ricordi posso avere? Devo dire dei bei ricordi perché Angelo è stata una persona che non ha rifiutato, come dire, i contributi che gli si davano. Spesso, talvolta, dopo i primi tempi, in gergo si dice, le persone si montano la testa,
No, lui la testa non se l'è montata perché gli sono caduti i capelli anche. Ah no, perché non l'ha mai avuta. Bella questa, complimenti. E quindi ha fatto un percorso, si è via via sempre più fortificato nell'esperienza e quindi nella sua attività. Casualmente ha lo stesso nome di tuo padre, che ancora oggi è ben ricordato. A proposito, quando sei subentrato a tuo padre, oltre a lasciarti il timone dell'azienda, ci puoi dire cosa ti disse? Mio padre è stato una persona che io ho invidiato perché non sono stato capace di essere alla sua altezza. Ho cercato di prendere quanto più possibile come esperienza dai suoi insegnamenti, però insomma, erano. Come dire, non è stata per me una cosa facile e devo dire che ho la consapevolezza di non essere mai riuscito ad essere alla sua altezza. Angelo, cosa ricordi della Pumex e dei suoi titolari, padre e figlio? Allora, iniziamo dal dottore Damio. Quando sono arrivato io in Pumex, provenivo dallo studio del ragioniere Roncaglia, e il primo giorno, quando il ragioniere Spinella mi presentò al dottore Damio, mi disse: chi si dà da fare va avanti. Queste sono state le sue prime parole. Successivamente mi ha anche educato, tra virgolette, perché io ero un tipo molto irrequieto all'interno dell'azienda. Oggi come oggi, forse con l'età matura, si diventa tutti un po' più tranquilli, un po' più sereni, si medita molto prima di dire delle cose. Allora ero irrequieto e mi ricordo che una volta che gli risposi male, che ho avuto uno scatto, diciamo, al di fuori della mia normalità, lui mi contestò per iscritto il mio comportamento. Io conservo ancora questa sua comunicazione a casa. E quindi ripeto, all'interno dell'azienda ci vuole anche un imprenditore che ti sa riprendere nel giusto momento e ti sa impartire delle lezioni di vita che fuori dall'azienda possono sapere. Una pecca che gli faccio a lui è che ogni volta mi criticava che andavo sempre da suo padre, perché suo padre non c'era niente da fare. Era un mito. Sapevo che io ero, diciamo, possiamo dirlo, il braccio destro del dottore D'Ambra, ero sempre con lui, era di dominio pubblico nel paese che mi chiamavano il delfino di Enzo D'Ambra, alcuni scherzosamente mi dicevano che avevo l'adambrite, cioè che avevo questa specie di malattia. Quindi l'unica cosa che gli posso, diciamo, sollevare come ricordo, diciamo, di critica è che lui si lamentava che io, finita la giornata di lavoro, andavo a trovare il commendatore D'Ambra, il quale, in modo col suo stile particolare, da nobile, diciamo, possiamo dire così, Aveva una bella eleganza, fra le altre. mi riceveva, mi sentiva a suo agio, mi sedevo con lui sul divano, mi raccontava delle storie. Diciamo, a me che ero un ragazzo con i pantaloncini corti, come ha detto prima il dottore D'Ambra, erano delle cose che mi facevano piacere. Poi c'è una frase che io non ho mai detto al dottore D'Ambra, gliela dico adesso. Passato tanto tempo, però il commendatore D'Ambra, ripeto, con quell'affetto che io provavo nei suoi confronti, non ricordo se fosse un giorno prima che lui venisse a mancare, mi fece avvicinare a lui e mi disse una parola che è la seguente: stai vicino a mio figlio Vincenzo. Senti, poi sei partito però, non hai mantenuto la parola, Angelo. No, sono rimasto perché è successo prima. Certo, no, era così prendere al volo un Lì è proseguito. stato, quando io sono andato via, devo dire la verità, sono una serie di eventi che mi hanno portato via da Lipari, personali e anche una voglia di uscire fuori da questa protezione familiare che si era creata negli anni. Mi volevo mettere in gioco, essendo indipendente, vedere se ero maturo per fare un passo in più. E devo dire la verità, che poi alla fine il mio curriculum dimostra che Certo. sono riuscito. Cosa potevano essere oggi le cave di Pomici in una coabitazione turistica?
È una domanda a me? Sì, sempre per primo, Enzo. Certo. No, ma io dico, potevano essere un punto di attrazione notevolissimo. Il progetto che a suo tempo avevamo pensato e presentato vedeva non soltanto la possibilità di ristrutturazione degli edifici della Pomice in hotel, ma anche, per esempio, come sedi di scuola di formazione imprenditoriale, ma anche come luoghi per l'attività culturale, convegnistica ed altro del genere. Ed ancora quella di poter quindi con una serie di alberghi ben gestiti e ben, ben costruiti e ben fatti, ecco, promuovere un turismo che avrebbe potuto dare un contributo notevolissimo, tenuto conto che quando si produce, non si produce solo per se stessi, ma si produce per tutti. E quindi sarebbe stata anche quella una capacità di spinta per un turismo molto più ampio e molto più di qualità. Certo, accalappiante del famoso turismo di qualità di cui si parla, ma non si mette niente in atto, niente in movimento per arrivare al dunque. Angelo, vuoi così continuare leggermente quanto ampiamente detto dal dottor Dambra? L'ho vissuto io in prima persona perché quando sono stati avviati i progetti di conversione io ero al fianco del dottore Dambra, quindi non è che ero lontano, tra virgolette, quindi so quali sono i progetti. Si è iniziato con il Museo della Pomice, il cui progettista era l'ingegnere Emanuele Carnevale, poi si è iniziato con un centro polifunzionale, un centro congressuale che doveva essere realizzato nei fabbricati ex La Cava, che allora è esaurito di per sé quel progetto, ha esaurito tutti i fondi disponibili in una misura PIT della Regione Sicilia. E poi c'era il mulino bianco, diciamo, chiamiamolo così, l'antico mulino, che doveva essere realizzato nella località Papischia. E su questo punto mi viene da sorridere, perché questo bene adesso è rientrato come bene del comune di Lipari. Mi sembra veramente strana e penso e spero che qualcuno ci metta mano, perché un bene su cui è stato presentato un progetto finanziato dai patti territoriali di Messina, su cui è stata avviata un ricorso al TAR dopo la presentazione di una concessione edilizia, dove è stato fatto ulteriore ricorso al CGA, io posso capire, ma dopo tutti questi passaggi. Nessuno all'interno del comune, prima di tutto il dirigente del settore urbanistico, non si è accorto che quel bene era del comune e non era di Enzo D'Ambra? Lo scopriamo solo adesso? Questo mi premeva Certo. dire, perché conosco la storia, conosco le cose. Gli anni passano anche per te, sei diventato uno storico. Volevi aggiungere qualcosa, Enzo, in merito? No, Lasciamo. posso solo dire che non convengo totalmente con quello che dice Angela a proposito della proprietà, perché la proprietà di quei beni, prescindendo dal discorso dell'uso civico che va anche interpretato e va anche valutato, era una proprietà che apparteneva agli imprenditori ben prima di me, di mio padre stesso, che avevano utilizzato quei beni per la produzione della pomice, che avevano sviluppato anche loro la loro parte nel processo complessivo di industrializzazione e di produzione. Poi le cose sono andate come sono andate, si sono voluti, come dire, utilizzare sistemi anche non esattamente, come dire, non esattamente compatibili con quelle che erano le scelte
che erano già state fatte per certi versi, e quindi la storia è andata come è andata. A questo proposito vorrei aggiungere una cosa. Quei sì. beni, ora mi ha fatto ricordare il dottor Lamba, quei beni erano di proprietà della famiglia Ferlazzo, che erano medici di Messina, che hanno venduto alla Pumex quei beni, in quanto a quel tempo erano beni industriali, a distanza di anni, in considerazione che la Pumex non riteneva più strategico l'utilizzo di quel fabbricato a fini industriali, l'ha venduto ad una società che fa parte del gruppo del dottor Lamba. Questo è. Per la storia. Ma secondo voi quella zona fa parte di un'architettura industriale, di uno stato di conservazione così com'è, o può essere soggetta a una trasformazione? Angelo dice che si potrebbe pensare a una macchinazione politica per creare lo spezzatino. Enzo, tu che pensi, spezzatino o bollito? Uno spezzatino bollito. Un po' dell'uno. Lo spezzatino non necessariamente non deve essere bollito, e lo hanno infatti fatto così. È peccato, perché il concetto è che quel territorio, quelle strutture avevano, come dire, dovevano esprimere il senso della storia della Pomice di Lipari, dando una capacità di lavoro e di produzione. E, per esempio, Angelo ha fatto cenno al Mulino Bianco, che è stato, come dire, l'ultimo centro importante di produzione della Pomice. Un argomento, un elemento del progetto di riconversione era che la Pomice avrebbe dovuto continuare ad esistere in una dimensione notevolmente ridotta, come parte del museo che avrebbe dovuto far vedere la evoluzione di questa attività, da quando si scavava con le pale a quando si portavano i sacchi sulle spalle, ai giorni che sono venuti dopo e a quello che avrebbe potuto ancora rappresentare. Certo. Questo è quanto ha detto anche in un'intervista di 15 giorni fa il ragioniere Spinella: continuare in un modo limitato l'escavazione della Pomice. Enzo, tu cosa passi ancora davanti alle cave di Pomice? Cosa provi? Ma devo dire che da quando sono intervenuti certi fatti e certe cose, io non ho più frequentato, proprio per evitare che questo potesse far nascere speculazioni, dicerie, insomma, quelle solite cose di pettegolezzo che purtroppo... C'è una gestione, non so cosa stiano facendo, va avanti, vendono, non vendono, smontano, non smontano, ma mi chiedo se dopo tanti anni sono ancora in questa condizione, ma che cosa hanno dato alle isole, che cosa hanno dato a Lipari, che cosa hanno dato alla gente di Lipari, al lavoro di Lipari? Niente. Certo, è sul niente. E tu, Angelo, fra l'altro, dopo che hai denunciato 7 giorni fa il mancato inizio dei lavori per la messa in sicurezza a Porticello, è proprio in questi giorni, si vede che sentivano l'annusata dell'intervista, è arrivato un traghetto con i mezzi della famosa ditta di Malta, perché in Italia si vede che non ce n'erano aziende atte alla messa in sicurezza a Porticello, e quindi che devono fare i lavori, ma sono delle combinazioni o è tutto un campanello che si sente suonare, che avvisa, avverte? Ma io ho avuto la fortuna di aver seguito per 2 anni il progetto delle cave di Pomice per conto del comune, e devo dire la verità, che io non lo nascondo, sono partito da quello che già avevo fatto all'interno della Pumex.
Poi ho inserito delle varianti, che è stata quella di coinvolgere soggetti indipendenti, come ho detto altre volte, perché, lo dico e lo ripeto, sul territorio non ci sono conoscenze, non c'è esperienza, nessuno è in grado di determinare o di valutare un progetto. E quindi ho ritenuto che invece, appoggiandomi a due politecnici tra i più riconosciuti in Italia, anzi i più famosi, quello di Milano e di Torino, sicuramente il contributo che questi atenei potevano dare al progetto sarebbe stato più interessante. Quello che abbiamo messo a fuoco fin dall'inizio è quello che si doveva mettere in sicurezza la cava, perché la cava abbandonata, come si può immaginare, non disegnando più i profili di cava, alla fine diventa il territorio di nessuno. E di conseguenza si possono creare dei crolli, si possono creare dei disastri, anche all'incolumità delle persone, tra virgolette. Però andando nello stabilimento, dove sono stati spesi milioni e milioni di euro, forse ritengo che la Pumex sia stata una delle prime aziende che ha investito nella depurazione del prodotto. Quindi noi avevamo dei sistemi di depurazione che eliminavano le particelle di ferro che si staccavano durante la macinazione del materiale, come anche dei separatori a vento che servivano per eliminare la parte più leggera che si staccava dal legname nei canali di spolvero. Questo per descrivere a grandi Certo. linee quello che era il processo produttivo della Pumex, che era un processo produttivo complesso e non esisteva altra azienda al mondo che aveva lo stesso ciclo produttivo. Poi si è creato in una fase di uno sciopero prolungato della Pumex, fatto dalle maestranze, dei lavoratori del settore pomicifero di Lipari. Alla fine il mercato ha trovato un altro fornitore che fino a 2 giorni prima era una ditta individuale formata da 10 persone, è diventata una multinazionale. Questa è la S americana. Quindi alla fine ci ha tolto tutto diciamo, il nostro core business, che prima puntava sulla produzione e commercializzazione di polveri e granelli, e poi si è dovuto trasferire sul granulato alla rinfusa, e di conseguenza l'impatto che si è avuto sulla cava è stato maggiore, perché per produrre tonnellate di pomice serve molto materiale, perché quel prodotto finito che si ricava è il 40% di quello che si estrae. E allontaniamoci un attimino dalla pomice. Enzo, si racconta che quando portavi in barca il professor Mattarella, oggi presidente della Repubblica, egli si legava con una robusta corda, avendo sempre avuto paura del mare. È vero o è una favola pomicifera? No, 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 è una favola, nel senso che Mattarella non aveva paura del mare, apprezzava molto invece il nostro mare, e ha passato qui periodi di vacanze importanti e credo con sua soddisfazione. E quindi è così, cioè era un uomo che sapeva godere di ciò che aveva di fronte, insomma. E cosa pensava delle montagne della Pomice? Ma niente in particolare, lui constatava che c'era un'attività, che c'era una produzione, che c'era uno sviluppo economico che veniva avanti e quindi lo apprezzava in quanto tale. Comunque, queste montagne della Pomice portano bene ai presidenti, perché si dice che Napolitano, venendo da sindacalista a visitare le montagne della Pomice, si innamorò di Stromboli, fra le altre cose. E perché no? Sì. Certo. La Pomice è stata sempre un'attrattiva È un portafortuna anche. e quindi con l'attrattiva della Pomice si sono ulteriormente apprezzate le nostre isole e i vulcani delle nostre Poi isole. si diceva sempre vado a Lipari a pomiciare, quindi anche questo ha fatto parte di uno slogan pubblicitario. Angelo, tu diresti a Mattarella invece di legarsi per il secondo mandato di presidente alla poltrona?
approfittiamo Diciamo di che è questo svago. una persona che ha mostrato molta saggezza, tra virgolette, molto acume nel gestire il suo ruolo di Presidente della Repubblica. Ma oggi devo dire la verità che quello che ci preoccupa a noi che lavoriamo nelle imprese è che non ci sono certezze. Le imprese sono abbandonate a se stesso, si pensa soltanto di creare bonus e controbonus, che restano strumenti sterili a se stessi e che non garantiscono un futuro, economico. Certo. Non si è voluto comprendere che chi fa reddito, chi produce, quindi le imprese, possono garantire posti di lavoro e non un bonus, e non un reddito di cittadinanza, ma possono garantire uno stipendio. Certo. Enzo, ti sei pentito di non aver fatto il sindaco di Lipari? Assolutamente no, perché intanto significava dover tralasciare le attività che svolgevo a quel tempo, perché non si possono svolgere incarichi come quelli di sindaco di Lipari e fare contestualmente l'imprenditore che richiede tutta una serie di altre esigenze. E poi perché ritengo che il sindaco di Lipari dovrebbe essere una persona che abbia potuto vivere bene la sua giovinezza a Lipari per poi poterla appunto utilizzare al meglio per promuovere le stesse isole, insomma. Angelo, tu l'avresti visto bene come sindaco di Lipari, il dottor D'Ambra? Ma per l'atteggiamento che ha il dottore D'Ambra sicuramente no, perché non è uno molto diplomatico, tra virgolette. Se ha qualcosa da dire, la dice, non la manda a dire. E poi alla fine, se la gente non riesce a capirlo, a suo tempo, visto che ha studiato giurisprudenza, preferiva scegliere la via legale anziché la via più comunicativa. Questo era il suo, diciamo, difetto, tra virgolette, se vogliamo evidenziare un altro difetto del dottore D'Ambra. Quello Ecco. che era molto spinto al litigio per difendere i suoi interessi, anziché cercare un dialogo diplomatico, come invece il commendatore, da questo punto di vista, ma l'ha riconosciuto anche il dottore D'Ambra stesso, era un grande da questo punto di vista. Sentite, siamo quasi alla fine, prima della conclusione. Enzo, hai voglia di fare un appello ai giovani eoliani, incoraggiarli, spronarli verso un futuro con minor palpitazione? Ma Tu sei un vero eoliano, fra le altre cose. io penso come? Sei un vero eoliano, fra le altre cose. Sì, la mia vita è stata qui, quindi. Certo. Beh, ai giovani vorrei dire una cosa. Innanzitutto, non si può vivere alla giornata. Innanzitutto, non si può aspettare che arrivi qualche cosa. Angelo ha fatto un cenno, adesso ai bonus o altri, che stanno quasi entrando nella cultura dell'assistenza. Ai giovani voglio dire che le loro energie intanto li debbono unire tra di loro e poter quindi cominciare a svolgere dei progetti, cominciare a dare avanzare delle richieste, fare dei, de, 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 prendere delle iniziative, perché soltanto così si può, come dire, portare avanti il proprio destino, altrimenti si resta lì alla mercé di chi invece ha come cultura la furbizia e nient'altro. Certamente. Angelo, vuoi aggiungere qualcosa, soprattutto sull'assistenza, prima di chiudere? È poco tempo, eh? È il tempo contato, uno, due, tre. Un plec. Intanto il dottore D'Ambra conosce bene due lingue. Questo vorrei dire ai giovani d'oggi, il dottore D'Ambra, che è nato il 14 settembre del 1942, conosce perfettamente sia l'inglese che il francese, lo scrive e lo parla. Cioè, questo già la dice lunga, tra virgolette. Molti ragazzi oggi non conoscono nemmeno l'inglese, non sanno nemmeno spiccicare una parola.
Per quanto riguarda l'assistenzialismo, ormai è diventato, come dice il dottore D'Ambra, ormai è diventato un uso e consumo. Il primo spot che è uscito fuori anche dagli imprenditori eoliani nel momento che è scoppiata l'epidemia, hanno gridato non all'allarme, si sono rimboccati le maniche, ma hanno chiesto subito aiuti dallo Stato. E ci sono momenti di crisi, forse chi è più grande di noi li ha vissuti in prima persona, e li ha saputi affrontare e ne ha trovato beneficio. Noi che siamo nati nel benessere, lo dico anche io che sono del 64, noi che siamo nati nel benessere non siamo abituati ai sacrifici e di conseguenza reagiamo in modo diverso. Quindi i giovani di oggi devono comprendere che fare sacrificio significa crescere. Significa È così crescere, curare e andare avanti. il dottor Enzo D'Ambra, l'uomo che è cresciuto con un grande padre, ci ha dato l'opportunità di ricordare una delle più grandi aziende della Sicilia che esportava in oltre 100 paesi del mondo come i lettori del notiziario e dava lavoro a circa 500 persone. Resta l'uomo del più bianco che più bianco non si può. Ha consegnato la bandiera bianca di Porticello sperando che la montagna possa rigenerarsi con questa nuova generazione, ma senza vedere la bandiera dei pirati sventolare in cima. Angelo Sidoti continuerà a ricordare la grande visione futuristica di Porticelli e di Acquacalda, e se i sogni non muoiono all'alba, la speranza potrà sempre ricomparire sotto quella polvere sempre più bianca, ma sempre più pallida per ora. Con il dottor Enzo D'Ambra, con il dottor Angelo Sidoti, salutiamo i lettori e ascoltatori del notiziario sparsi in oltre 100 paesi del mondo, e il webmaster Massimo Pagliaro. Grazie, alla prossima. È stato un grande piacere ancora una volta per tutti. Grazie a voi e all'opportunità che ci avete dato di ricordare appunto questa pomice. Grazie, Arrivederci. Enzo. La pomice non morirà mai, secondo me, alle ore.